Siete pronti? Siete carichi? E allora facciamo cominciare questa partita a Yokai Watch Gakuen. Ma non stiamo a pensare troppo al nome, sarebbe Yokai Gakuen Wai, ma dettagli. Perfetto, allora eccoci qua. Ajime Kara, Yokai Watch 4, no, save data. Ok, no, sì, può interagire con i salvataggi di Yokai Watch 4. In effetti ce l'ho i salvataggi, però non so in quale maniera possano interagire con questo gioco. A quanto pare il gioco inizia come la demo, quindi penso che tutto l'intero gioco sia basato sul film che è uscito in Giappone tempo fa. Ad ogni modo non è importante e queste scene le manderò avanti molto veloce perché non ho alcuna intenzione di tradurre dialoghi tranne quelli delle cinematic, perché richiederebbe troppo lavoro, troppo e mi dovrei avvalere anche dell'ausilio del traduttore, quindi alla fine non è che c'ho molta voglia. Però ragazzi, io già noto delle cose che c'erano anche nella demo e che non dovrebbero esserci. Però lasciamo correre. Oh, che Mataro. Cioè lui arriva come un pazzo. Lui rappa. È molto particolare come personaggio. Jiba Jinpei. L'altro è Sandayu Koma, lui è Mataro. E adesso dovremmo iniziare con la prima lotta. Ci presentano i personaggi, ovviamente. Lui è Jiba Jinpei, gli piace rappare e ballare. Lui è Sandayu Koma. Dovrebbe essere Koma Sandayu, ma suona meglio Sandayu Koma. Wow, attenzione, già ha fatto una capriola all'indietro da solo. Si mena con X per l'attacco leggero e X per quello pesante. Per schivare B si preme una volta. Però ragazzi, io ce le sto solo a prendere. Le sto dando, ma ce ne prendo molte di più di quelle che do. Fa scappa. Vabbè. Vieni qua, dai. Mannaggia a te. Dai, cala, dai. Attenzione. Yeah, posa. La gente che ci guarda, ovviamente. Attenzione, che è successo? L'attacco X però si ricarica molto lentamente. Bam, te. Sì. Proprio danno irrisorio. Ecco i like che arrivano. Qui. Boss. Oh yeah. Andato quello? Perfetto. Grazie per i like, ragazzi. Grazie a tutti. E Mataro sta là, però. No, dovevamo andare lì. Ha fatto da solo. Meglio così. Quindi, mentre combattiamo, possiamo anche spostarci un po' dappertutto nell'environment. Il che è una buona cosa. Tamada Mataro. Ovviamente, molti si chiederanno: ma quando esce in Italia? Non si sa nulla. Perché quando esce in Italia inizieranno a girare i trailer e sulla homepage vi appariranno sicuramente i trailer dei nuovi giochi Nintendo, se seguite un minimo la pagina Nintendo. E comunque sia farei anche un post sui social. A quanto pare i dialoghi sono tutti parlati, quindi non so quanto tempo ci abbiano messo, quante risorse abbiano sfruttato per fare un gioco totalmente parlato durante i dialoghi anche minori.
Magari nel primo capitolo può essere normale, anche se non credo che sia strutturato a capitoli il gioco. È molto particolare. La sigla no, perché mi buttano proprio giù il video senza che io possa dire neanche scusatemi. Questo è Whisper, ovviamente. La voce di Whisper di Sendai Yukoma. Whisper, il professore? Di cui non sappiamo il nome. Haruhiko è quella di Whisper, di Yo-Kai Watch, classico. Però quella di Jiba Jinpei non sono sicuro sia quella di Jibanyan, perché è molto più pesante, molto più normale, se vogliamo. Invece Sendai Yukoma si sente proprio che è Koma-san. Che succede, Mataro? Cos'è Mataro? Hai i brividi? I brividi abadividi? Bakera. Che bel nome, Bakera. Per nulla ispirato a quello di un altro animale molto famoso. A quanto pare noi riusciamo tutti a vederlo, anche se in teoria non è proprio così. Mataro non dovrebbe. Mataro potrebbe percepire la presenza, ma non dovrebbe vederli. Non ne sono sicuro di questa cosa. Ecco, qui ci dicono appunto che lui ci attacca con un certo pattern. E dobbiamo schivarlo, ovviamente. Il problema è che io non so quando attacca. Cioè, sì, si vede, ma. Ecco, questo è molto forte l'attacco, quindi bisogna stare molto attenti. Essendo il primo boss e essendo che siamo in due, non sarà molto difficile sconfiggerlo. Certo, però se evitasse l'attacco. Mamma mia. Vai. Yay. Sì, ma non l'ho usata la X, per favore. Perché me la consuma anche se non la uso? Ah, schivato. Oh, aia. Ah, ma l'ho preso allora. Ma se tengo premuto B mi sa che continua a rotolare. Livello 5. Direi peculiare, eh. Ah, prendiamo la moneta. Alright. 56 money. Perché si dice money, non money. E questo è il primo yokai che incontriamo in tutto il gioco. Breakdance. Da paura. Ah, si è innamorato di noi. Bell'affare. Grande Bakera. Ci dà un guanto. Akagro. Quindi guanti rossi. Se non ti fossi capito dall'immagine. La mazza del battitore. E questi sono gli oggetti equipaggiabili. Possiamo sceglierne diversi tra i quali equipaggiare. E possiamo usarne fino a un massimo di 3 diversi durante il corso delle battaglie. Premendo un pulsante ci appare la selezione e possiamo sceglierlo. Dobbiamo però anche assegnarlo a un pulsante per poterlo usare. Ecco, lei è un insegnante. Che nessuno crederebbe sia un insegnante, in effetti. Lei è Erra. Ovviamente Jinpei, cioè, già parte. Quindi, ci ha detto Erra, venite nel mio ufficio che parliamo un pochettino. E se questo non fosse un videogioco... Ah. A me dà fastidio molto il fatto che inizi camminando tranquillo e poi corre da solo. È molto fastidioso perché io vorrei essere io a correre. Apre le porte con un calcio. Oggetti ce ne sono. Oh, attenzione! Che poi non bisogna per forza andare vicino agli oggetti, basta essere nel raggio d'azione e premere A e ti riapre automaticamente, senza che vai lì sopra proprio. Jinpei, Koma-san, dai, you. Yokai Special Power, YSP. Che sarebbe anche il club del paranormale in questo universo di Yo-Kai Watch. Non dovrei sbagliarmi più di tanto. E lo Yo-Kai Watch di questo universo è bello. Molto più bello di quanto non fosse quello che aveva Nathan
e gli altri amichetti. E quello che ci ha appena dato Erra è un chip che si mette all'orecchio e ci permette di comunicare appunto con gli altri. E Mataro entra in squadra. Perfetto. Ora ci spiega un po' di cose e quello che sta succedendo con questi yokai strani. E noi non siamo i soli a poter vedere gli yokai, ovviamente. Ci sono anche altre persone che hanno questa capacità. E a quanto pare si ingaggiano battaglie anche a caso. E devo equipaggiare la medaglia di Bakera. Allora, medaglie. Andiamo qui. Scegliamo lui. Dovrebbero essere di default, se non sbaglio. Vabbè, comunque, andiamo qui sulla medaglia e scegliamo Bakera. Eccola qua, la medaglia è la quarta opzione partendo dall'alto. Sì, quanti già ce l'abbiamo perché sono nel primo slot. Poi qui possiamo anche cambiarci d'abito per aumentare la difesa dell'armatura, appunto gli abiti fanno da armatura e copricapo anche. Se premiamo non va né R né L. Ah, forse da qui, ecco sì. E qui ci dà appunto Kamasan, che però non avendo lo Yokai Watch non può appunto avere nulla. Ovviamente siamo solo noi due per ora, anche se però Mataro si è unito alla squadra in qualche maniera. Cioè, si stanno parlando uno sopra l'altro, non si capisce nulla. Perfetto. Ah, ok. A questo punto dobbiamo andare ai dormitori. Ci sono i dormitori che sono ovviamente fuori dal campus. Ecco, vedete? Basta che sia nel raggio d'azione, premo A e mi recupera l'oggetto da solo. Possono essere oggetti che equipaggi per mangiare appunto durante le battaglie, che ti ricaricano la vita, la salute e tutto il resto. Anche gli alberi nascondono oggetti. Adesso io per forza di cose maggiori non l'ho presi perché un po' perché sono distratto, un po' perché voglio andare avanti con la storia, ma vi consiglio di prendere tutto quello che potete. Attenzione, qui sembra che c'è qualcuno da aiutare. E ci hanno dato il pollice in su, quindi abbiamo i loro like. La carta mi sa che serve la connessione a internet in qualche maniera. Non ne sono sicuro. Poi vedremo più avanti. Ah, sì, ok, ciao. Grazie per il pollice in su. Signora, lei? Anche lei, forza, pollice in su, avanti. Ho bisogno di like per crescere. Iscrivetevi anche al canale. Ah, no, yokai è uscito? Oh! Ah, e cominciamo a combattere così? Figata! Quindi è proprio vero, si ingaggia la battaglia appena ci parli. Ottimo! Ecco qui, questa qui è. Questi qui sono i dormitori. Parliamo con il nostro sensei, ma se io prima invece andassi a esplorare un pochettino. Non credo ci sia molto da esplorare, non ci sono oggetti a quanto pare. Andiamo quindi a parlare direttamente con il nostro professore, Haruhiko. Sì. E ci assegna la stanza. Credo che sia una per uno, anche perché erano piuttosto piccole. Ma non credo, sarebbe troppo dispendioso per la scuola. E anche per il governo in sé. Dobbiamo arrivare a scuola entro un certo orario, anche se non credo che sia davvero rilevante ai fini del gioco. Infatti Koma-san ci dice, vabbè me lo chiamo Koma-san, ci dice la scuola c'è dalle 7 alle 8, se entri dopo le 8 ti attacchi. In poche parole. E mentre andiamo a scuola possiamo anche parlare con le persone per prendere like. Le persone come gli oggetti che possono darci like sono appunto segnate in questa maniera, vedete? Ce le prende in automatico, il che è una buona cosa. Sì, ciao anche a te, buongiorno, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. E poi quando salta, cioè quando prende l'oggetto salta. È un riflesso forse. Dammi il like, forza, anche tu, anche tu, anche tu, anche tu, anche tu. Ma perché nessuno mi dà like? Ma no, non voglio sedermi, voglio stare in piedi. Si mette a sedere da solo. Dai, non è ancora finita. Un like, un like, un like. Tu no?
Nessuno che mi dà il like? Ah, niente. Troppo tardi. Sei arrivato a scuola! Hai preso 125 like! Raga, se nella vita vera si potesse crescere come qui su Yokai Watch, io sarei a cavallo. Andrei a parlare con tutti, dammi il tuo like. Neanche gli dici la pagina o quello che è. Niente, like, a prescindere. A questo punto dovremmo andare a parlare un'altra volta con Erra. Così si apre la mappa, ma non penso che ci sia fast travel nel gioco. Può essere che lo sblocchiamo più là, forse. Sarebbe bello avere fast travel, almeno puoi spostarti in maniera molto più veloce all'interno delle strutture anche. Un po' come era Traspec su Yokai Watch classico. Ecco, lei ci informa che c'è un teppista al secondo piano della scuola o nel secondo edificio, eccolo qua. Si capisce subito chi è. Raidomera. Raidomera, ok. Sì, Leo Fuoco. E la versione umana di Leo Fuoco è davvero figa, ma la versione yokai lo vedremo a breve. Non voglio rovinare nulla a chi non ha ancora visto nulla del gioco, perché è possibile, può succedere. Infatti io non mi sarei neanche giocato la demo, perché poi non l'avrei comunque portata sul canale. Ho detto, vabbè, la gioco ma non la porto sul canale, e potevo anche effettivamente non giocarla e essere in blind. Però avendo già visto il film, o comunque tutti gli spezzoni disponibili in rete. Ok, ci sono molti nemici da affrontare nella strada che percorriamo per andare a trovare Raidomela. Eccolo qua, e mamma mia, l'abbiamo distrutto. Però anche loro fanno dei bei dannetti, eh. Perfetto, ci danno anche materiale che probabilmente serve a craftare. Spero di no, ragazzi, sarebbe molto noioso. Il craft anche qui. Bella, zio. Ma questi qui con le spade del kendo, ma come vi permettete? Non so se bisogna sfidarli tutti questi qui, anche nella demo era uguale e non l'ho capito, io ho affrontato tutti nella demo e ciao. Quindi ho detto, boh, come va va? Che succede? Ah, perfetto. Si sale. Ah, eccoti qui, Busto Bastiero. Lo so, di qua. Kurosu! Parole che non dovrebbero essere dette su YouTube, eh. Però Toria! Affrontare tutti è anche un modo per potenziarsi, eh. E stiamo facendo i grandi livelli, devo ammettere. Mi piace. E comunque sia, in questo gioco c'è anche la pancia. E se la pancia è vuota, non si possono fare determinate azioni. Che però non ho capito quali, perché il gioco non è che sia comprensibile al 100%, visto che è tutto in giapponese. Purtroppo è problema della lingua questo, ragazzi. Io mi stupisco che purtroppo nel 2020... Sì, ci sia ancora questo problema della lingua con level 5 che è molto conservatoria. Posso capire che tu non debba portare prodotto per forza al di fuori dell'Oriente, però, cioè, la fanbase ce l'hai. Yokai Watch ha venduto milioni di copie fin dal primo capitolo. Tanto per dirne una, Yokai Watch 4, per esempio, l'hanno tradotto in cinese semplificato e in cinese tradizionale. Penso che non ci voglia molto ad assumere 4-5 italiani a fare il lavoro. Non dico in italiano, ma almeno in inglese, che è una lingua tra le più parlate. Non la più diffusa, ma tra le più parlate. Mamma mia, ragazzi, che disastro qui. Confusione a tutto spiano. Yay! Cosa? E vola fatto quella, poverina. E noterete che più andiamo avanti, più la scuola diventa disastrata.
Ci avete fatto caso? Ecco, noi dobbiamo andare qui. Luis Cancer. Luis è un cancro? No, vabbè, è bravo a fare video, dai. Con L si cambia il personaggio. Io un po' di salute la recupererei, eh. Perfetto. Koma-san, no, ancora ci sta. Vabbè, ragazzi, io li chiamo in una certa maniera per facilitarmi il compito. Però capite che i nomi sono ben diversi. Ecco qua. Raidou Mila. E lui è il suo amichetto. Che si chiama? Jijikuru Kazuma. Piccola precisazione. È Shishiguro, non Jijiguro. Perché ha a che fare con il leone. Perché Shishi, no? I leoni a guardia dei templi. È che non so perché, ma ho letto Gigi e non Shishi, ma vabbè, un errore un po' minore, ma che va a influire poi su quello che effettivamente è Raidou Mila, quindi mi sembrava giusto correggerlo. Guru Guru. Ecco che si combatte! Pronti? Fatti sotto. Raidou Mila! Ehi sì, cosa? Come? Aspetta un po', ma io se continuo a premere B... No, non rotola di continuo, vabbè, peccato. Nella demo questa lotta era molto più facile perché ci davano anche altri oggetti per combattere, tipo i pattini. Ecco, quando ne abbiamo appunto lì che facciamo la posa... Abbiamo un incremento di energia, di velocità incredibile. E quindi possiamo pestarlo a dovere. Ah, c'è la seconda fase del boss allora adesso, eh. Cosa? Internazione lui? Eh sì, perché fino ad ora è stato in disparte. Che cosa hai in mente? Attenzione, ci stanno chiamando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca. Ah, sì. YSP. Quindi l'orologio che ci ha dato è... Ecco, ci permette di chiamare Bakera. Che figata! Perfetto, ragazzi. Questa forma è fighissima, ho visto anche altre forme, ma questa sinceramente mi piace molto. Lui ha una spada particolare. Kazuma ha una spada davvero particolare. Attenzione, che cosa posso fare? Boom! Quanti danni! Che bestia! Mamma mia, facciamo... Ah, non si era ricaricato l'attacco, scusatemi. Premuto X a caso. È ancora più lento a ricaricarsi l'attacco X. Vabbè, è ovvio, è molto più forte del normale. Ah, è un affondo. Che era successo? È un affondo, è ovvio. Ma... è andata? Così subito? Ragazzi, io questa battaglia nella demo ci ho messo di più a farla. Senza perdere, ovviamente, ma... un po' tanto ci abbiamo messo. Sì, è inutile che però mi dici di fare la posa se poi non mi dai il tempo per farla. E posso chiamare l'Enshin con premendo A quando siamo in battaglia o in ricognizione. E poi potenziare, poi usarlo a nostro piacimento.
Le scene è possibile usarlo quando siamo in ricognizione, che però comunque sia siamo nella modalità battaglia. Ci sarà poi un punto del gioco dove ve lo farò vedere, forse nel secondo episodio o nel terzo, perché questo qui lo finiamo qui in questo momento. Però Raidomera non è proprio cattivo, insomma, è un po' il bulletto della scuola. Dice, ah vabbè, vi ho trattato da schifo, ora però faccio il bravo perché mi hai dato una lezione e quindi ho capito che fare bullo è sbagliato. Però sono sempre figherrimo, eh. Sì, sia chiaro. Si unirà anche lui al club YSP, i cacciatori del mistero. Raidomera si unisce al party. Benvenuto, grazie, prego. Scusi, tornerò. E finisce. Questo dovrebbe sancire il primo capitolo della storia. Anche se non credo che si svolga a capitoli, ma è tutto un filone unico. E invece no, si svolge a capitoli. Terminiamo qui il primo episodio. Bene, insomma, inizio col botto, è quello che già c'era nella demo, ma è stato comunque bello rigiocarla. Io, a dire il vero, nella demo ho skippato tutti i dialoghi, tutte le scene di intermezzo, tranne appunto la scena dove si trasforma, perché vedevo che non c'era. Cioè, non volevo neanche mettermi a leggere quello che dicevano, perché appunto, ripeto, ci vorrebbe anche il traduttore. Ma è molto particolare. Il gioco è bello, si lascia giocare e avremo modo anche di esplorare tutte quante le varie location. Comunque, per oggi terminiamo qui. Si alterneranno gli episodi con Captain Tsubasa e anche Inazuma Eleven Galaxy Supernova, che appunto inizierò a portare verso fine agosto-settembre. Comunque, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!